Niente carbone, ma una bella sorpresa quella portata dalla Befana sulla montagna pistoiese. Nella notte fra martedì e mercoledì la neve è tornata a cadere al di sopra dei 1000 metri di quota. Una decina di centimetri sono caduti al passo dell'Abetone, mentre sulle piste da sci il manto bianco fresco raggiunge anche 20 centimetri. Certo, la benedizione della neve è arrivata ormai al termine delle festività natalizie, che per molti operatori turistici della montagna sono andate pressoché perse, ma ci si sforza di vedere il bicchiere almeno in parte pieno. Come sta andando stamattina con la neve? Qualcuno in più si è mosso? Beh, stamani mattina diciamo di sì, questa poca neve che è venuta ha rinfrescato un po' l'atmosfera, per cui si è mosso qualcuno in più, sì. E le festività sono andate bene, purtroppo non come ci aspettavamo, perché comunque facciamo sempre paragoni con gli anni passati, e adesso che insomma che finalmente è caduta la neve speriamo in meglio, ecco. È la prima sciata di stagione? No, noi sciamo già dal 27, da quando era possibile sciare. Contenti che è arrivata la neve, quella naturale? Sì, certo, speriamo ne venga ancora tanta, ne abbiamo bisogno. Non sono un principiante. Quindi sai già sciare bene? Sì. Ci sono alcune piste in più aperte, dalla Scellina Seghi, dal Passo d'Annibale fino in cima, la Selletta completa, e poi l'Ovo Via, Pulicchio, alcuni raccordi, i Campi Scuola, ecco, è migliorata, la gente se si vuole divertire si può divertire. La speranza alla Betone è di riuscire ad attivare tutto il comprensorio sciistico per sabato 16 gennaio. Vista l'apertura ancora parziale degli impianti, oggi e domani lo ski pass multipass costa 23 euro. Sabato e domenica invece il prezzo sarà di 31 euro, scontato del 20% rispetto alla tariffa ordinaria. Intanto la neve ha permesso la riapertura anche del comprensorio della Doganaccia di Cutigliano. Sono già attive le piste 1, 2 e 3, possibile apertura a breve dello ski lift Faggio di Maria. Però ecco, il problema rimane, perché fino ad oggi abbiamo avuto veramente un dramma, ecco, non c'è stato afflusso sugli impianti, non c'è stato quello che ci si aspettava, perché c'era molta gente in paese, però non è salita sugli impianti. L'attività, come ho detto già in altre occasioni, le attività commerciali hanno retto, e purtroppo gli impianti non hanno retto, e sono quelli che fanno girare, diciamo, l'economia. Ma a livello di governo io ho già dei contatti da tempo, si sta parlando, e questa qui è la goccia che farà travasare il vaso, e se non prenderanno provvedimenti le società difficilmente riusciranno a rimanere in piedi.